Ragazzi, buongiorno. Allora, non ho parlato di Inter quest'anno, vedete come sono stato buono. Perché non ho parlato di Inter? Perché la Roma non stava competendo per gli stessi obiettivi dell'Inter quest'anno, purtroppo. Eccezione fatta per la parte iniziale. E quindi non ho parlato di Inter, perché mi si taccia di parlare. Vengo sempre tacciato di parlare di Inter a sproposito. In realtà no. Adesso però voglio farlo per un semplice motivo, perché la questione Conte, secondo me, è una questione che. Su cui si sta facendo veramente un gran. Cioè, si sta discutendo, secondo me, oltremodo. Voglio parlare di Conte per metterlo anche in confronto con Paolo Fonseca, perché gli atteggiamenti chiaramente dei due allenatori sono diametralmente opposti. E forse, i problemi che Conte sta avendo all'Inter chiaramente sarebbero stati triplicati qualora fosse venuto alla Roma. Che cosa è successo? L'avete visto tutti, cioè Conte, finita la partita, ha sbroccato completamente, o meglio, ha fatto delle dichiarazioni completamente irrazionali, perché dopo una partita vinta si è andato a prendere con la società in malo modo, anche secondo me facendo un torto ai tifosi, perché i tifosi comunque hanno visto l'Inter tornare al secondo posto dopo tanti anni e quindi meritavano anche di godersi un pochettino il momento, la vittoria, cioè la vittoria non è un trofeo, comunque un buon piazzamento, un risultato sicuramente in netto miglioramento rispetto agli ultimi anni, con la speranza poi di andarsi a giocare anche loro l'Europa League, perché non c'è solo la Roma, c'è anche l'Inter. Peraltro l'Inter, se non sbaglio, c'ha un tabellone ben più facile rispetto a quello della Roma, quindi potrebbe tranquillamente ambire a vincere l'Europa League. E in questa situazione che fa Conte? Se la prende con la dirigenza per motivi che mi fanno venire da ridere, perché le parole che ha utilizzato Conte in quel momento sono parole che immagino a Roma sarebbero state triplicate. Cioè, fondamentalmente se l'è presa con il presidente che è assente ed è in Cina. E guardate, ragazzi, veramente quando ha firmato il contratto lo sapeva che stava in Cina il presidente, ma immaginate che cosa sarebbe successo a Roma. E se l'è presa, insomma, con la società rea di non averlo difeso sui giornali dagli attacchi della stampa e altre cose. Mi viene da ridere pure qua, perché cioè, se fosse venuto a Roma sarebbe impazzito dopo 3 giorni. Allora, la situazione secondo me di Conte è molto molto lineare. Conte sta cercando un modo per andarsene via dall'Inter. Non so perché, non l'ho mai visto serena all'Inter in tutto quest'anno. Non credo sarebbe stato serena la Roma, come non è stato sereno Petraghi alla Roma, perché poi alla fine secondo me Conte e Petraghi erano due personaggi che avrebbero lavorato perfettamente insieme, amici di Lecce, tutto quello che vi pare, lo sappiamo. Però avete visto, Petraghi è imploso all'interno della Roma per motivi ancora poco chiari, ma io penso per motivi simili a quelli che hanno portato Conte a fare questa uscita che, vi ripeto, è un'uscita che, anche se motivata, è un'uscita che lui fa semplicemente per trovarsi un exit strategy a fine campionato. A me sembra chiaro che Conte voglia andarsene via dall'Inter. E i problemi che lui ha avuto all'Inter sono problemi che avrebbe avuto la Roma triplicati probabilmente. Cioè, Petraghi e Conte sono secondo me due personaggi del calcio che vedono il calcio, secondo me, con troppo. Cioè, non dico troppo vecchio stampo, cioè, sono gestioni perfettamente allineate a presidente o presidenze di De Laurentiis o di Lotito. Cioè, quei presidenti che si mettono lì a litigare in Lega, a chiamare i direttori dei giornali, a contestare un articolo, a contestare una parola, a contestare un'intervista che è stata fatta da Sky, a chiamare, a dare fastidio. Quel tipo di lavoro che. Ormai, cioè, le società che vengono gestite da professionisti di alto profilo dall'estero non vogliono fare, cioè non vogliono calarsi in questa realtà italiana. Probabilmente non sbaglio. Alla Roma l'abbiamo pagata questa cosa, perché la Roma è stata massacrata per anni, continua ad essere massacrata a Roma. Non che con i sensi non fosse massacrata, ma il discorso era molto molto più affievolito. Quando si è instaurata la nuova presidenza americana si sono subito create due fazioni, perché la comunicazione mira a dividere il pubblico, a dividere i tifosi che sono ignari e vengono manipolati, esattamente come i cittadini italiani in politica. Lo stesso identico discorso. Giova avere due fazioni che si insultano anche a vicenda per un motivo ancora più
poco chiaro, perché se tifiamo tutti quanti la Roma dovremmo tutti volere il bene della Roma e stare lì. Si sono create queste fazioni: no, c'ho ragione io, c'hai ragione tu, c'ho ragione io, c'ho ragione tu. Quando in realtà l'unica cosa che si può fare è cercare di ragionare, di capire, non andare dietro disinformazione o fake news. All'Inter, anche l'Inter, secondo me, ha uno squilibrio nella tifoseria, perché anche negli anni passati, pro Icardi contro Icardi, pro Spalletti contro Spalletti, cioè ho notato molte similitudini tra la tifoseria dell'Inter e la tifoseria della Roma. Chiaramente, non hanno l'Inter non ha la stampa, secondo me, del Milan. Il Milan, secondo me, è la squadra più tutelata dal punto di vista mediatico. Non capisco bene perché. Capivo all'epoca, quando c'era Berlusconi, penso si stia portando ancora questa scia. Dopodiché, penso ci sia, insomma, le squadre, quelle, la Lazio, il Torino, chiaramente quelle vicine agli editori regionali, non per altre situazioni. La Juventus, ma sicuramente non c'è l'Inter, non c'è la Roma, che sono squadre così lasciate in balia di articoli regionali. Quindi i discorsi che fa Conte io li capisco anche, però chiaramente non può scegliere in questo modo, soprattutto perché quest'anno si è stato accontentato da tutti i punti di vista dalla società. Quindi è vero che da un lato magari hanno delle carenze dal punto di vista comunicativo, però dal punto di vista del mercato, cioè Conte ha avuto tutto, ragazzi. Cioè, Conte ha avuto tutto dalla proprietà cinese. Che cos'altro potevi pretendere? Non so quanti milioni di euro abbia speso, però anche il discorso che lui fa su Lukaku è un discorso ridicolo. Cioè, Lukaku non è un acquisto che puoi permetterti di fare così dal giorno alla notte. C'è una trattativa da portare avanti e stop. Quindi sono parole che non hanno senso. A Roma sarebbe completamente imploso. E devo dire che mi ha deluso perché io l'avrei voluto alla Roma per costruire, non per lamentarsi. Cioè, avrei voluto Conte per costruire anche con giocatori più scarsi, anche magari con 1 o 2 anni con giocatori più scarsi. Qui all'Inter, bene o male, ok Dzeko, ok qualche altro calciatore, però gli sono stati dati calciatori importanti. Cioè, non puoi lamentarti sempre e costantemente di quello che hai. Pensavo che lui potesse costruire qualcosa come l'ha costruito alla prima, con la prima Juve, cioè con la prima Juve, che c'aveva roba di tipo Giovinco, se non sbaglio, Matri, Vucinic, cioè c'aveva calciatori comunque abbastanza limitati. È andato a vincere, e poi è stata una crescita costante che sarebbe potuta continuare. Anche lì se n'è andato via per motivi ancora poco chiari, ma mi sembra che lui cerchi di uscire nel momento in cui le cose stanno andando bene. All'Inter, secondo me, potrebbero migliorare, perché comunque la crescita della società è una crescita evidente. Guidata da introiti che sono arrivati grazie a Suning, non grazie ad altre situazioni. L'Inter anche ha sbagliato tanti mercati e si ritrova ad avere comunque dei jolly in canna dovuti alle sponsorizzazioni che sono arrivate grazie a Suning, non grazie di certo alla presidenza precedente. E l'Inter stava iniziando un processo di crescita, boh, prende e litiga in questo modo. Dall'altro lato c'è Fonseca, che è arrivato alla Roma, che è un allenatore completamente diverso, e da questo punto di vista, secondo me, è un allenatore che avrà buone chance di rimanere anche con una nuova proprietà, perché la Roma sta in procinto di cambiare proprietà. E Fonseca è un allenatore moderno. Non c'è stata una parola quest'anno fuori posto di Fonseca nei confronti della stampa, nei confronti della società, nei confronti anche dei colleghi. È vero che lui si gioca un po' la carta, secondo me, anche un po', se vogliamo, paragula, ma del non capisco cosa sta dicendo, tutto spagnolo, tutto portoghese, così è finto. Secondo me lui molte cose le capisce e fa finta di non capirle. Non so quanto potrà andare avanti con questa scusa, però sta di fatto che secondo me molte volte ha archiviato le questioni e le polemiche in questo modo. No, sta andando bene, sono stato frainteso, non ho ben capito per quale motivo si crea questa cosa qui, e fa un po' il finto tonto, che è un po' un modo per evitare le polemiche, che gli potrà durare, credo, un altro 6 mesi. Dopodiché dovrà entrare per forza nelle questioni, nel merito. Però è un allenatore che non ha mai creato problemi, ha sempre avuto uno stile differente, sicuramente da Conte, il quale, secondo me, si è lamentato oltre misura. Poi l'aspetto tecnico e tattico come allenatore, ragazzi, è un altro discorso, perché Conte è molto forte, anche se devo dire che l'Inter quest'anno ha giocato male. Cioè, mo, adesso i tifosi interisti
mi vengono a dire che l'Inter ha giocato bene, ma l'Inter non ha giocato bene per i calciatori che ha, assolutamente. Ha giocato un po' con l'Inter di Spalletti. Bene, 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 diciamo. Basandosi sulla forza dei calciatori lì davanti, cioè quando Lukaku e Lautaro Martinez stavano in forma, erano, cioè, sono forti, sono fortissimi. Che cosa gli vuoi dire? Che gli vuoi insegnare? E, in questo senso, forse Allegri è un allenatore più giusto per l'Inter rispetto a Conte, che non so adesso dove possa andare, perché effettivamente ha esagerato Conte quest'anno. Dall'altro lato, io sono veramente contento di Fonseca e spero che possa fare bene in Europa League, perché ha riaddrizzato una situazione della Roma adesso nel finale in un modo giusto. Lui ha sempre giocato con la difesa a 4 e si è anche adattato dal punto di vista tattico alle necessità della Roma. Quindi sono veramente contento di Fonseca, mi sta simpatico, gli voglio bene. Mi dispiace che sia stato messo in discussione quando in realtà era evidente che la squadra non stesse correndo post-Covid, perché dopo le partite del post-Covid si è messo in discussione anche l'allenatore, ma era evidente che la squadra non stesse reattiva sulle gambe. In alcuni elementi mi viene su tutti Diawara, che è stato anche lui insultato, ma anche altri calciatori molto molto pesanti sulle gambe. Adesso le gambe stanno andando bene, motivo per cui qualcuno mi chiede perché sei così fiducioso per l'Europa League, perché vedo una squadra che prima di tutto è diventata una squadra, e una squadra che sta bene fisicamente, questo vedo. Poi chiaramente deve durare la connessione atletica per un mese, non deve durare per una partita sola per arrivare a vincere la Coppa, come il Mondiale. Il Mondiale chi lo vince? Lo vince sempre la squadra più forte? No, lo vince una squadra che sta più in forma, che riesce a performare bene in quelle partite. Non lo vince sempre la squadra più forte. Motivo per cui vi dico che questa Europa League è diversa, motivo per cui bisogna puntarci fortemente. Ma vedo che anche i calciatori hanno capito questa cosa qui. E sono convinto che tutto il post-Covid della Roma è stato mirato ad arrivare bene a queste partite. Detto questo, io vi saluto. Fatemi sapere che ne pensate. Ciao a tutti e ciao a tutti quanti.